Sono trascorsi 40 anni dall'approvazione della legge sul nuovo diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, che ha cambiato vita, costumi, abitudini degli italiani, dando maggior voce e peso alle donne e ai minori. Se ne è discusso in un convegno organizzato dalla città metropolitana di Torino, svoltosi venerdì 11 dicembre a Palazzo Cisterna. In questi 40 anni sappiamo tutti come l'evoluzione culturale, sociale, di costume ha investito ogni aspetto della vita della nostra società, anche le relazioni tra le persone, le modalità con cui si organizza l'affettività, il modo di essere della famiglia, tant'è che la moderna sociologia parla sempre più spesso di famiglie, volendo sottolineare le molte tipologie di rapporto affettivo, coniugale, di convivenza che regolano le persone. Oggi con questo convegno si vuole riflettere su tutto questo nel momento in cui sempre di più si sta affermando la necessità di un adeguamento del quadro normativo e legislativo vigente al nuovo modo di essere delle famiglie e delle relazioni interpersonali. La giornata di oggi vuole proprio mettere insieme le radici, la memoria di queste radici e il futuro, per rendere questa società sempre più giusta, sempre più equa. E la città metropolitana nel suo statuto ha fatto su questi temi elementi di connotazione, di qualificazione attraverso articoli dedicati direttamente alla parità, direttamente al contrasto della violenza di genere, che come sappiamo è molto legata ancora all'ambito domestico. Abbiamo un articolo dedicato all'infanzia, parliamo di linguaggio di genere e sempre di più intendiamo non solo celebrare dei riti, ma sviluppare politiche che vadano nella direzione di dare risposte alle persone in carne ed ossa, di rispettare la libertà e la dignità di tutti e tutte.